Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. Lo riconoscete? Questo era il mio laboratorio. E adesso invece è una cantina. Come vedete ci sono giocattoli, ventilatori, condizionatori, materassi per il lettino. Che è successo? Perché sono mancato per un anno? Sono diventato papà e quindi avevo bisogno di tempo e anche di spazio per organizzare la nuova condizione, no? È stato un anno bellissimo e mi sono dedicato tanto a mia figlia e ho fatto anche tanti progetti. Magari se qualcuno mi segue su Instagram avrà visto qualche fotografia di qualche lavoro che ho fatto durante questo periodo. Ne ho fatti anche tanti altri che magari poi vi farò vedere, però non li ho fatti più qui. E infatti, sempre per chi mi segue su Instagram saprà che stavo organizzando un nuovo laboratorio e nel momento in cui ho avuto bisogno di una cantina per mettere tutte queste cose per la bambina, è stato necessario, diciamo, accelerare un po' i tempi per i lavori del nuovo laboratorio. Non sono in ottime condizioni nell'altro laboratorio, però diciamo che qualcosina sono riuscito a fare. Allora, oggi volevo farvi vedere il vecchio laboratorio e i giardini sospesi di Tropea e insomma, salutiamo il vecchio laboratorio e vi faccio vedere il nuovo. E magari se riesco a riprendere un po' in mano il canale, riusciamo anche a fare dei nuovi video e insomma, torniamo tutti insieme e facciamo crescere la community. E spostiamoci nel nuovo laboratorio e vi faccio vedere un pochino di cosa si tratta, va bene? Eccoci nel nuovo laboratorio. E come vedete alcune cose le ho portate direttamente dal vecchio, quindi abbiamo il banco da lavoro, il mio progetto sul porta utensili, sul porta trapani, anche tutte le mensole diciamo le ho portate da là. E anche tutti gli attrezzi. Come vedete non ho più usato l'USB per le pareti, ma ho usato queste perline che me le ha date una collega che le stava togliendo da casa sua e quindi le ho avute tutte in regalo. Ci ho foderato praticamente due pareti del laboratorio, poi facciamo un giro e ve lo faccio vedere tutto. Ho portato qui tutti quanti i miei attrezzi, quindi abbiamo cavallo pazzo banco sega della Parkside, sul quale probabilmente farò un secondo video, quindi vediamo due anni dopo le impressioni sul banco sega della Parkside, ma non ho usato sempre il banco sega della Parkside, infatti mi sono procurato ormai un anno fa una combinata. Adesso ve la faccio vedere. L'ho comprata usata, ho scoperto il mercato dell'usato e devo dire che sono rimasto sempre soddisfatto dalle cose usate che ho trovato. Questa è una combinata che sarebbe costata veramente tanto, nuova, non sarei riuscito mai a comprarla nuova, mentre con l'usato diciamo uno non è che riesce a avere un macchinario praticamente nuovo. Però con qualche accorgimento si mette a posto quel qualcosina che si è usurato e insomma si ha una macchina più completa, più potente, più performante, che ci permette di fare più cose rispetto al cavallo pazzo, insomma. Tra l'altro me l'ha venduta un follower del canale che saluto. Ciao Dimitri, se mi stai guardando lascia un commento sotto. E prima o poi pubblicherò anche il video sulla combinata che abbiamo registrato insieme quando sono andato a Firenze a prenderla e poi ho comprato anche il tornio. Il tornio anche l'ho comprato usato, è un lamierone, però sai, per provare non,
non volevo spenderci tanti soldi e quindi ho comprato questo lamierone usato proprio a due becchi per provarlo, ma l'ho comprato un anno fa e ancora non l'ho provato. E infatti quando l'ho comprato ancora ero nel vecchio laboratorio e lo spazio era decisamente poco e c'entrava soltanto il tornio. Infatti quando ho comprato il tornio ho smesso di fare video perché era diventato impossibile muoversi all'interno del laboratorio. Qui ancora non ho costruito uno spazio per il tornio, servirebbe anche un impianto di aspirazione, serve tutto quello che serve in un laboratorio, adesso piano piano lo faremo. Per il momento mi sono semplicemente organizzato per fare quei progettini che mi servivano, quindi ho fatto la culletta per la bambina, ho completato il mobile porta TV, che ve lo lascio nelle schede, poi vi farò vedere magari com'è venuto. E ho costruito questa porta. La porta d'ingresso del laboratorio. Di progetti ne ho fatti tanti, ho costruito tanti mobiletti, tante cosine, anche l'arredamento per casa. Però ecco, non so, spesso ne parlavamo anche con Alessio di Worker Corner. Alcune volte questo genere di progetti non sono apprezzatissimi dal pubblico di YouTube, quindi essendo un progetto magari lungo. Per esempio per la porta del laboratorio ci ho messo una settimana a farla perché ho dovuto piallare, l'ho fatta tutta con tavole da edilizia, ho dovuto piallare le tavole, poi ho dovuto diciamo, presentarle, montarle, avvitarle, trattare la porta, costruire gli stipiti e quant'altro. Sarebbe stato lungo, macchinoso, non l'ho registrato. Tra l'altro la mia macchina da presa e il mio computer erano praticamente, la macchina da presa era un'action cam economica cinese, infatti vi ricordate le vecchie riprese erano tutte con l'effetto fisheye, adesso abbiamo cambiato un pochino il sistema di ripresa, infatti penso che la qualità si noti che è un pochino migliore e il computer mi avevano abbandonato, quindi diciamo mi mancavano proprio tanti presupposti per continuare con il canale. In un anno e poco più mi sono organizzato e insomma adesso possiamo riniziare a fare qualcosa insieme. Facciamo un giro del laboratorio, anzi, facciamo così, giro la macchina e vi faccio vedere i vari angoli. Dunque, come vediamo, questa è tutta la parete attrezzata che ho ricoperto con le perline e momentaneamente ho adibito questa parte, diciamo, a stoccaggio per le minuterie, varie mensole e la parete porta attrezzi. Questa è la porta del garage da cui si accede. E c'è sempre visto che siamo in periodo natalizio, il mio alberello di Natale che vi lascio nelle schede se volete vedere come l'ho costruito. Ormai sono passati 2 anni, però è un progettino sempre carino. Dicevamo, quindi continuano le pareti, la mia segannastro, la parete continua fino a laggiù, tutta coperta di perline. Da questa parte abbiamo anche qualche pannello di legno che è avanzato dai vari lavori che ho fatto. Questa parete qui vorrei adibirla alla saldatura, infatti non ci ho messo le perline qua pur avendone molte, perché volevo costruire un soppalco sopra la porta e per mettere le perline che altrimenti mi occupano spazio a terra. E sotto al soppalco volevo fare una stazione di saldatura e quindi ho pensato che magari era meglio lasciarla così. Questa è la porta che vi dicevo che ho costruito, ma diciamo internamente è abbastanza banale, la parte carina è fuori. Ho costruito questo, vabbè, questi sono 4 pezzi di ferro per mettere tutti i quintali di legno, la mia saldatrice e l'aspiratore della Parkside. Eccolo qui il mio lamierone, a più presto gli costruirò un banco per sfruttarlo al meglio. Cavallo pazzo, banco sega della Parkside, la combinata. È una combinata della D'Amato Macchine e quindi ha varie lavorazioni, pialla filo spessore, pialla a filo, pialla spessore da questa parte, poi qui c'è la cavatrice 2P.
e la squadratrice con il carrello a bandiera. Spero di avervi dato un quadro, diciamo un aggiornamento generale di come stanno andando le cose qui in laboratorio. Seguitemi perché presto riprenderanno anche i video dei progetti e quant'altro. Insomma, vi voglio presentare bene le nuove attrezzature e magari vi faccio vedere come metto in ordine il laboratorio. Quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina in modo che quando ci saranno nuovi video vi verrete avvisati. Io non avrò una cadenza settimanale ben precisa come fanno la maggior parte degli YouTuber, perché ovviamente ancora, sebbene sono un po' più libero rispetto a un anno fa, ancora non ho un'organizzazione tale che mi permette di dare una cadenza ben precisa ai video. Quindi iscrivetevi, spuntate la campanellina, seguitemi sui social, Facebook, Instagram e quant'altro. Ci vediamo presto, non voglio dilungarmi ancora. Fate i bravi. Ah no, questo lo diceva Alessio. Ciao.